dove parteciperai a Sanremo tra le nuove proposte con Regina. Com'è nata questa canzone e chi è Regina per Davide Shorty? Allora, la canzone è nata 2 anni e mezzo fa, durante una session che ho fatto con la mia band in un piccolo studio vicino al Lago Maggiore che abbiamo affittato con un amico che ci aveva invitato a fare una session con lui. Lui è un talentosissimo recording engineer che si chiama Andrea Guarinoni. E io ho portato insieme a me Claudio Guarcello al piano, Emanuele Trigli al basso e Davide Savarese alla batteria. Una mattina è nata questa jam che inizialmente erano i ragazzi che stavano jammando tra di loro. Io istantaneamente ho cominciato a improvvisare una melodia e scriverci subito delle parole. Ed è nata questa canzone nel giro di pochi minuti, praticamente, nel giro di una mezz'ora, ti posso dire, esagerando. L'abbiamo registrata subito e poi abbiamo lavorato su altre cose fino alla sera in cui, tornando verso il luogo dove alloggiavamo, abbiamo iniziato ad ascoltare in macchina le registrazioni della session della giornata. E questa canzone ci è rimasta proprio impressa. Abbiamo cominciato ad ascoltarla al loop e io me la sono proprio immaginata con gli archi, me la sono immaginata con i fiati, con l'orchestra proprio vera e propria. Ho detto: questa è una canzone mega italiana che ha proprio la melodia molto italiana, ricorda addirittura un po' Concato, un po' Sorrenti, un po' Battisti, ecco. Però allo stesso tempo c'ha influenze soul, funk, hip hop, c'era davvero tantissima roba che era prettamente internazionale piuttosto che italiana. Quindi ho detto: qual è il posto più italiano dove presentare una canzone del genere con un'orchestra? Sanremo. Sanremo, certo. Poi, avendo anche questi elementi internazionali, mi sembrava, ecco, un modo di introdurre qualcosa di nuovo in un modo o in un altro. Magari, ecco, l'apertura alla musica internazionale, negli ultimi anni a Sanremo si è vista sempre di più, quindi ho pensato, magari adesso è il momento buono per poter presentare un pezzo del genere, un pezzo che potrebbe aprire magari le orecchie, la mente di molti italiani a un genere che momentaneamente non conoscono bene. E in questo caso è successo proprio così. La canzone è una canzone d'amore che io ho scritto per la mia ex compagna, che in quel periodo passava molto tempo insieme a me, ragazzi della band. Lei è una fantastica attrice. È anche un artista a 360 gradi, ogni tanto si improvvisa fotografa, videomaker, insomma, è assolutamente un artista nel senso proprio totale del termine. Certo. È una creatrice, una creativa. Lei in quel periodo, mentre noi eravamo lì a fare la session, faceva delle foto, insomma, dei video. Poi a un certo punto, quando è andata via, io ho scritto quella canzone che raccontava la sua storia, o anche la nostra storia, più che altro la sua storia dal mio punto di vista, ecco. E lei, nonostante ci fossimo lasciati dopo un po', è rimasta comunque un'amica e è una persona a cui voglio tantissimo bene e che stimo artisticamente e umanamente tantissimo, tanto che ho deciso di coinvolgerla nel videoclip e nella copertina di Regina, perché non pensavo non ci fosse volto migliore, Assolutamente. visto che lei è proprio la persona a cui è stata dedicata la canzone, da cui è stata ispirata. Lei si chiama Céline Lancini, insomma, sono certo che avrà un futuro brillante.